Salmi, consigliere comunale con delega allo sport, l'amministrazione torna dopo tanti anni a stilare un calendario esatto, senza sovrapposizioni, di tutti gli eventi sportivi che ci saranno in città nell'anno 2015. Sì, questa è una cosa che avevamo promesso di fare, eravamo già partiti a giugno con questo intento, avevamo fissato una prima data, se vi ricordate che era la metà di settembre, per avere perlomeno quelli certi già da calendario federale 2015, e abbiamo insistito, abbiamo fatto in modo che tutte le società presentassero la loro mole organizzativa, perché molte ne fanno anche più di un evento, e stilare un calendario che permettesse a noi amministrazioni di avere ben precisa e chiara tutto quello che si verificherà a livello sportivo nella nostra città. Nello stesso tempo dare l'opportunità agli albergatori di costruire dei pacchetti e avere l'idea di quello che succede intorno a loro, non una settimana prima o 10 giorni prima dell'evento, ma saperlo con mesi e mesi di anticipo, e quindi potesse anche organizzare non solo a livello strettamente personale, ma anche a livello di prezzi che possono fare per chi viene, e consente anche una sovrapposizione che negli anni passati era molto pesante. Io ricordo l'anno scorso un weekend dove sono state fatte a Spoleto 6 eventi, cioè 6 eventi a Spoleto è pazzesco, quindi fare questo significa anche a chi arriverà un domani a voler organizzare qualcosa, sapere che già 5 settembre, no, il 5 settembre non lo posso fare perché già un evento importante che mi toglierebbe visibilità, mi creerebbe problemi anche a livello logistico, provo a farlo in un'altra data. E fare questo ci ha permesso anche di interloquire con per esempio la polizia urbana, con altre istituzioni anche a livello di spettacoli culturali, per fare in modo che potessero coesistere. Organizzare un evento a piedi e deve prevedere che quel giorno non ci sia una corsa in bicicletta, o non ci sia magari il passaggio della banda musicale, o che non ci sia la fiera, e abbiamo messo insieme tutte queste caratteristiche, siamo riusciti, a differenza di altri anni, a far spostare anche alcuni eventi, per questo ringrazio coloro che l'hanno fatto, quindi rivedere anche qualche calendario federale o dell'ente di promozione sportiva che ha accolto le nostre richieste. E questo ci ha permesso di avere un calendario, secondo me, bello. Bello perché si basa molto su quello che possiamo offrire come territorio. Molto basato sul percorsi in bicicletta, sul percorsi podistici, mettere in evidenza quello che la città offre a livello di natura, a livello di benessere psicofisico, vedere le bellezze della città. Le varie corse podistiche stanno a testimoniare questo. Il poter arrivare in poco tempo dal centro città al bosco e viceversa. Insomma, è sicuramente un lavoro che ripagherà lo sforzo fatto. Quindi ogni fine settimana possiamo dire, almeno in linea di massima, avremo un evento sportivo. Quali sono quelli di maggiore importanza? Ma ce ne sono alcuni veramente importanti e nuovi. Io prima in conferenza dicevo appunto che ci sono alcuni che sono la prima edizione, l'edizione zero. L'obiettivo è che questa edizione zero poi abbia ulteriori edizioni fino a che un domani si possa arrivare alla quinta, sesta, settima, ottava. In particolare mi riferisco a Spoleto Norcia. L'anno scorso abbiamo fatto quell'evento chiamato cronoscalata il sabato, pedalata ecologica il giorno dopo. La cronoscalata prevedevamo 30-40 partecipanti, sono stati 70, la pedalata ecologica ne prevedevamo 200, sono arrivati in 700, e quest'anno sarà preparata in 3 giorni, 4, 5, 6 di settembre, con eventi collaterali, per cui chi verrà non verrà solo per fare la camminata o il percorso in bicicletta, ma avrà degli eventi collaterali nella città e anche nella Valnerina, che abbiamo coinvolto, e fare in modo che si rimanga qui non solo per il momento sportivo, ma anche per tutto quell'altro che può curare la città. Oltre a questo, per esempio, avremo il motociclismo con il trofeo assoluto enduro a marzo. Anche questa è la prima volta che si fanno a Spoleto, con l'obiettivo di farli bene, in modo che poi nel 2017 Spoleto si possa candidare per fare i mondiali. Ci sarà l'ultra rail, sono 50 km a piedi fatti intorno alle nostre montagne, e la vecchia ferrovia, si chiama proprio ultra rail, quindi comporterà una partecipazione
insomma, importante, perché gente che deve essere abituata a fare 50 km, parliamo di 50 km, un po' Iron Man, insomma. Ci sarà un percorso sempre podistico di 10 km, chiamato 10K Urban Race, che è arrivato il percorso meccanizzato. Perché non sfruttarlo? Perché non sfruttarlo in maniera diversa? Tutti si lamentano, però nessuno dà una soluzione per come magari farlo vivere. Noi con lo sport abbiamo pensato di utilizzarlo facendo diventare un percorso. Quindi ci sarà una corsa che passerà all'interno del percorso meccanizzato, si farà l'ultima rampa di scale, sono sette piani di scale, uscirà, farà il giro della Rocca, andrà al giro dei condotti e speriamo che diventi, come la Cinque Mulini, un evento per cui chi viene non viene per fare il tempo, ma viene per fare questo percorso. Quindi riuscire poi a farlo diventare con cadenza annuale sicuramente sarà una cosa vincente. L'importante è che la prima edizione venga fatta bene, perché poi altrimenti diventa un boomerang. Però insomma, dalla parte delle società, dei presidenti, vedo una grossa disponibilità, una grossa energia in queste situazioni organizzative che stanno mettendo in campo, che secondo me non possiamo che risultarne vincenti. Noi come amministrazione stiamo dando il massimo apporto. E poi detto a me, insomma, io ho fatto sempre questo come uomo di sport, organizzare eventi sportivi, ho cominciato a farlo da bambino, per cui trovare persone che la pensano come me e che ci aiutano a fare questo sicuramente è un aiutarsi a vicenda. L'amministrazione comunale ne guadagna, le società sportive ne guadagnano, la città ne guadagna, i commercianti ne guadagnano, gli albergatori ne guadagnano e la città vive, che è un pochino la cosa predominante di questa storia anche turistica sportiva, perché è una città che molto spesso vediamo deserta. Siccome l'obiettivo è farla rivivere, secondo noi con lo sport ha molte possibilità di raggiungere questo obiettivo, e anche attraverso lo sport visto come benessere psicofisico, perché no? Perché Spoleto è una, come ripeto, è una palestra a cielo aperto. Abbiamo carenza di palestre vere, sfruttiamo quello che abbiamo, poi magari fra 2 o 3 anni potremo pensare anche a qualcosa di più importante anche a livello di impiantistica. Dico questo perché sono state fatte richieste di portare degli eventi sportivi a Spoleto, inviti che abbiamo dovuto declinare perché non abbiamo gli impianti. Poi qualcuno magari quando dice facciamo l'impianto a 2000 posti ti dice che sono opere faraoniche. Però se sapesse che magari durante questi 6 mesi almeno 4-5 eventi sono stati richiesti di poterli fare a Spoleto, forse magari prima di pensare alcune cose farebbe un pochino mente locale. Cioè, molto spesso non sono le costruzioni faraoniche, quelle che ci sono bisogna fare in modo che vengano fatte fruttare al meglio. Prego.